cos'è la sostenibilità? Sono sempre stato molto appassionato di natura e di animali selvatici e sin da quando ero piccolo, addirittura quando facevo le medie, quindi a 13 anni, avevo fondato un'associazione che si chiamava Società Amici e Studiosi degli Animali e avevo obbligato i miei compagni di classe a iscriversi. Questo per dire questa grande passione che ho sempre avuto per la natura. Gianfranco Bologna è stato segretario generale e direttore scientifico del WWF Italia, associazione che gli ha consentito di tradurre in lavoro la sua passione per la natura e la difesa dell'ambiente, iniziata come naturalista e ornitologo. Oggi è presidente onorario della comunità scientifica del WWF Italia ed è tra i coordinatori nazionali dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. È uno dei maggiori esperti di sostenibilità, ma per lui questo termine è abusato e a volte usato in modo inesatto. Ma cosa significa sostenibilità? Significa vivere bene, in maniera equa e prospera, entro i limiti biofisici di un solo pianeta. La sostenibilità è un modo nuovo di stare al mondo. Quando dico modo nuovo di stare al mondo, vuol dire che noi dobbiamo rimettere in discussione alcuni fondamentali che fino ad oggi hanno caratterizzato la nostra vita sulla Terra. Cioè, vale a dire, l'economia della crescita materiale indefinita e quantitativa in un mondo dai chiari limiti biofisici. L'era dell'uomo. La Terra è grande 510 milioni di chilometri quadrati. Gli uomini sono ormai circa 8 miliardi e nel 2050 si prevede che saranno 9,7 miliardi. Per questo il periodo geologico che stiamo vivendo viene generalmente definito dalla comunità scientifica antropocene, ovvero il dominio dell'uomo sulla Terra. L'azione dell'uomo sul pianeta sta causando degli effetti più importanti di quelli causati dalle stesse forze della natura. C'è un indicatore molto importante che viene ormai utilizzato a livello internazionale che si chiama impronta ecologica, vale a dire un tentativo che cerca di mettere insieme due elementi molto importanti: quanta capacità naturale di risorse a disposizione abbiamo e quanta di questa capacità naturale ciascuno di noi usa a secondo del proprio stile di vita. Chi ha uno stile di vita molto consumista, penso a chiunque abbia fior di voli intercontinentali nell'arco del mese, l'uso enorme che viene fatto di consumo energetico anche per case molto vaste, molto ampie, e quindi tutta quella che possiamo chiamare la classe, diciamo, agiata dei vari paesi, che come sapete non è un numero elevatissimo rispetto agli 8 miliardi della Terra, ebbene hanno un'impronta ecologica estremamente elevata. E questa impronta ecologica estremamente elevata pesa sulla natura di tutto il pianeta. Non possiamo permetterci che persone che hanno tanto possano continuare ad avere uno stile di vita che continui a utilizzare risorse naturali in una maniera esagerata. Chi ha di più deve cominciare ad avere di meno e chi ha di meno deve cominciare ad avere di più. I confini da rispettare. Scienziati ed economisti hanno immaginato la Terra come una ciambella che ha un limite interno e un limite esterno. Nel limite interno si trovano i bisogni essenziali e irrinunciabili per ogni essere umano: cibo, energia, istruzione, lavoro. Nel limite esterno si trovano i 9 confini planetari da non superare se vogliamo continuare a vivere sulla Terra. 5 di questi confini non sono stati superati: il consumo di acqua, la riduzione della fascia di ozono, la qualità dell'aria, l'acidificazione degli oceani e l'inquinamento chimico. Gli altri 4 confini, invece, hanno superato il limite. Parliamo del cambiamento climatico, della perdita della ricchezza della vita sul nostro pianeta, che è la biodiversità, quindi l'integrità della vita sul nostro pianeta. Parliamo dell'uso del suolo, del cambiamento dell'uso del suolo e parliamo delle modificazioni profonde che l'intervento umano ha causato a 2 grandi cicli cosiddetti biogeochimici, che sono quello dell'azoto e quello del fosforo.
Noi oggi abbiamo già in una dimensione critica questi 4 dei 9 confini planetari, ma anche gli altri si stanno molto avvicinando al confine critico. Quindi bisogna mantenersi in una sorta di spazio operativo e sicuro che garantirebbe la possibilità di vivere in maniera condivisa, equa e prospera da parte di tutti gli esseri umani senza distruggere gli ambienti naturali. Quindi di fatto si è creata una sorta di ciambella, quella che viene chiamata economia della ciambella, in cui la parte esterna della ciambella sono i confini planetari che non possono essere oltrepassati. La parte interna invece non devono andare sotto quelli che sono, come dire, le fondazioni sociali per poter dire che ci sia la dignità della vita umana. Efficienza e sufficienza. Secondo la scienza del sistema Terra, bisognerebbe smettere di utilizzare la natura come se fosse una risorsa infinita. E dovremmo non dimenticare mai che l'uso di qualsiasi tecnologia necessita inevitabilmente di energia e materie prime. Noi abbiamo bisogno, per qualsiasi cosa che facciamo, di materia prima. Abbiamo bisogno, cioè non possiamo avere un qualcosa che è etereo. Per cui anche oggi, per fare la grande conversione e transizione ecologica, dobbiamo avere, per esempio, per fare energia elettrica, dei convertitori, degli accumulatori e dei trasformatori che consentono di fare sì che l'energia solare che ci viene sul nostro pianeta possa essere utilizzata per la nostra energia. Per dirvi in maniera molto chiara, io non credo che sia possibile dare una auto elettrica a 8 miliardi di abitanti. Abbiamo un bisogno di una tecnologia efficiente, capace e soprattutto che si renda conto che meno uso di materia viene fatta per produrre quelli che sono i nuovi dispositivi che ci possono aiutare ad avere tecnologie sostenibili e soprattutto anche la capacità che questi siano riciclabili, ci può consentire di avere una tecnologia veramente amica dell'ambiente. Dobbiamo fare in modo che ci sia, vicino al discorso dell'efficienza, che vuol dire fare di più con meno, un discorso di sufficienza. Cominciare, in particolare per quanto riguarda chi ha già tanto, a avere uno stile di vita che sia più consono con quelle che sono le disponibilità delle risorse alimentari e naturali. Economia, l'esempio della natura. Per andare verso uno sviluppo sostenibile c'è bisogno di un cambio di rotta anche a livello economico. Secondo gli studiosi, l'economia deve diventare circolare e quindi avere parole d'ordine come riuso, recupero, ripristino e riciclo, con l'obiettivo finale di azzerare la produzione di rifiuti. Il tema fondamentale della sostenibilità, a mio avviso, è il fatto che noi siamo natura, proveniamo dalla natura, deriviamo dalla natura e questo non ce lo possiamo mai dimenticare. Nella natura non esiste il rifiuto. Ogni processo naturale che è trasformazione ha qualcosa che poi viene utilizzato da qualcos'altro. Dall'altra parte noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo dei processi lineari che rispetto ai processi circolari della natura arrivano a un punto che producono uno scarto, che diventa un rifiuto, un inquinamento, sia esso solido, liquido o gassoso. Quindi che cosa abbiamo creato? Abbiamo creato una forte pressione sui sistemi naturali che non sono più in grado di rigenerarsi, la natura non ce la fa più a metabolizzare questi rifiuti e la natura non ce la fa più a rigenerare le risorse che continuamente noi le chiediamo di utilizzare per il nostro consumo e per le nostre società. Quindi dobbiamo cambiare completamente il modo di rapportarci con la natura che ci ha dato la vita. L'economia del benessere. Tutti vogliamo vivere bene e abbiamo paura di dover rinunciare a quel tenore di vita che abbiamo conquistato tanto faticosamente. Ma è possibile coniugare benessere e rispetto della natura? È senz'altro possibile coniugare benessere e rispetto della natura, basta che questo lo si faccia avendo ben presente che la natura è un bene comune, quindi non appartiene solo ad alcuni. L'economia del benessere vuol dire ben essere, stare bene.
Lo stare bene non vuol dire soltanto avere tanti soldi, lo stare bene vuol dire avere relazioni, avere rapporti umani, avere capacità di dare anche nei confronti degli altri, tutte quelle cose che sono fondamentali della dimensione meravigliosa etica e morale della nostra esistenza. Per fare questo noi abbiamo bisogno appunto di chi, leader, produca e faccia sì che questa roba diventi realtà. Oggi abbiamo una bellissima alleanza internazionale sulla cosiddetta economia del benessere, si chiama Well-Being Economy Alliance, che addirittura ha messo in piedi una struttura, virgolette, di capi di governo che si danno da fare per cercare di cambiare il modo con cui noi registriamo la ricchezza. Registriamo la ricchezza, diciamo, del bene, la ricchezza del bene per ciascuno di noi. Non a caso molti leader di questa alleanza sono donne, sono le donne leader di alcuni paesi molto importanti come la Finlandia, la Nuova Zelanda, la Scozia, che stanno facendo un lavoro molto interessante da questo punto di vista. In Nuova Zelanda, la leader della Nuova Zelanda, che ha messo in piedi addirittura una legge di bilancio sul benessere. Persino uno stato molto piccolo che sta nel Tibet ha messo da vari anni non il PIL, che è il prodotto interno lordo, ma il FIL, che è la felicità interna lorda, perché il benessere ha a che vedere tantissimo con la felicità della propria esistenza. Tutti sostenibili. La sostenibilità deve essere vissuta come una grande rivoluzione e deve modificare alcuni aspetti fondamentali della nostra vita. Saranno i giovani il motore di questo cambiamento? Io credo che oggi un grande ruolo dei giovani sia straordinario. So che può sembrare banale dirlo, ma contestualmente mi permetto di dire che non credo che noi oggi abbiamo la possibilità di attendere che la generazione di Greta, e uso Greta come simbolo, possa diventare capo di governo, ministro dell'economia, insomma, tutti quei ruoli fondamentali che oggi hanno altre persone, e quindi avere la possibilità di creare un mondo nuovo con una cultura nuova. E perché dico questo? Dico questo per sottolineare l'importanza enorme che oggi, ancora oggi, c'ha per tutti l'educazione, la formazione e la conoscenza. Io credo che sia molto importante fare in modo che ci sia quell'apprendimento lungo l'arco di tutta la vita, che è lifelong learning, come si definisce in gergo anglosassone, perché la gente abbia la possibilità di capire, di conoscere effettivamente come si può diventare sostenibili oggi, dal pensionato alla pensionata, fino a molti dirigenti, le aziende, tantissime persone che lavorano nell'amministrazione pubblica, tutti dovrebbero capire i fondamenti della sostenibilità.